bene? Tu te lo ricordi come ci si arriva alla villa di Rimettani? Tranquilla signora, ce l'ho con la mia cugina. Ecco, bravo. Allora state alla festa fino alle 8. Poi mi porti le pupe al cinema all'aperto e poi in pizzeria, Mi raccomando, non mi tornate a casa prima delle 11, che c'ho gente a cena. Hai capito tutto? Ricevuto, signor. Giocheranno a metti la bacione a mamma. E calla, non va a boffare le pizzette che poi fate la bava. Su, venga, andate, vai. Giacaranda, sta attenta alla passerella che mi rotoli. Non ti preoccupare, ma... Salvatore, ma che te sei impazzito? Perché, signore? Ma che posate hai messo, il servizio Bangkok, Quando ci abbiamo ospiti, io sulla mia tavola voglio i pezzi da 90, la posateria Bulgari, Che mica stiamo su un gommone qua. Pronto? Ciao, dolce. Dove stai? Ancora sta a Roma? Sì, sto a studio. E lo so che è tardi, tesoro mio, ma qui sono partiti tutti. Mannaggia il Ferragosto e chi l'ha inventato. Ho dovuto fare tutto io, rispondere al telefono, ai fax, alla posta elettronica. Guarda, sto a pezzi, sono tutto sudato. Sì, però mo sbrigate. E chi se ne frega del lavoro? Tesoro mio, molla tutto e scappa. Stasera ci abbiamo cinema rapido. E che non lo so, tesoro mio. Va bene, dai, sbrigo l'ultima pratica e arrivo. Va bene? Va bene, tesoro? Ciao, passerotto. Ciao. Cosa sa? Aiutateci. Non mi farite sta cosa a me. Aiuto! Aiutateci. Signora Patrizia, che ora buttiamo la pasta? Valla a sapere, mio marito ancora si vede. Manco si sente. Niente, è un'ora che provo, mi dà staccato. Sarà sicuramente bloccato in una di queste zone d'ombra della maledetta pontina. Niente, è morto, proprio non pia. Non commentare, che commenti. Cos'è oggi la pontina? Sono ancora a Mostacciano. Ancora a Mostacciano? Ma no, io sto già dai Funaro. Comunque non ti preoccupare perché anche Italo è in ritardo. Sì, dai, ti aspettiamo, ciao. Dolce? Sì, lo so, sulla pontina c'è l'inferno, sì. Ma tu dove stai? A Pomezia, capirai quando arrivi. Sì, ti aspettiamo perché pure Luciano è in ritardo. Vabbè, ciao, mo. Ciao. Ma io gliel'avevo detto, oggi era da bollino rosso, non si viaggia, c'è scritto da tutte le parti. Secondo me, guarda, qua prima di noi non si vede nessuno. Ma secondo me pure due. Patrizia, stai pensando anche tu quello che sto pensando io? No, perché qui si sta prospettando un colpo di fortuna insperato. Eh sì, Giovanni. Si prospetta una gran botta de culo. L'isola di Capri